Menzionare la parola casa evoca un senso di comfort e modestia per la maggior parte di noi. Tuttavia, mentre alcune persone amano le grandi case per l'enorme spazio che offrono, per altre non è la dimensione che conta, quanto la tranquillità e la sicurezza che proviamo in questo luogo che chiamiamo casa. Molte persone devono studiare bene l'acquisto di una proprietà, perché sanno di dover lottare con i pagamenti del mutuo e le bollette a fine mese. Ma per i più ricchi del mondo, le proprietà costose non sono niente di proibitivo rispetto alla loro vasta ricchezza. Questi signori possono acquistare alcune delle case più stravaganti e lussuose senza pensarci su due volte. Queste persone hanno ridefinito la parola casa, che ora ha assunto una forma di espressione di sfarzo e vanità, dove possono spendere gran parte della loro fortuna per permettersi un lusso impensabile ai comuni cittadini e ostentare la loro ricchezza. In questo video scoprirai alcune case incredibili tra i miliardari più ricchi al mondo, ma prima di iniziare ti ricordo di lasciare un like al video e di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato. Sei pronto? Iniziamo con Jeff Bezos. Jeff Bezos ha fondato il gigante dell'e-commerce Amazon nel 1994 nel suo garage a Seattle e ha lasciato il ruolo di CEO per diventare presidente esecutivo nel 2021. Ha accumulato un enorme portafoglio immobiliare in tutti gli Stati Uniti, dal suo stato d'origine Washington a New York City. Secondo The Land Report, Bezos è il 28esimo più grande proprietario terriero negli Stati Uniti, perché possiede oltre 5 case in tutti gli States. Da due ville adiacenti a Beverly Hills a una tenuta estesa in un esclusivo sobborgo di Seattle. Ecco tutte le proprietà residenziali conosciute di Bezos negli Stati Uniti. Mi chiedo come sia possedere così tante case. Le due case di Bezos a Medina coprono 5,3 acri, uno spazio incredibile. Una casa è di 20.600 metri quadrati, con 5 camere da letto e 4 bagni, e l'altra è una casa da 8.300 metri quadrati, con 5 camere da letto e 4 bagni, e si vocifera che sia costata 53 milioni di dollari. Bezos possiede anche proprietà a Beverly Hills, in California, in uno dei quartieri più costosi di Los Angeles. Forse non sapevi che la prima casa di Beverly Hills non soddisfaceva le esigenze di spazio di Bezos. Nel 2017 ha comprato una casa modesta di 4 camere da letto e 4.568 metri quadrati per 12,9 milioni di dollari, proprio accanto alla sua prima casa. Il suo recente acquisto a Beverly Hills è la tenuta Warner. Bezos ha comprato la proprietà di 9 acri per ben 165 milioni di dollari, rendendola la casa più costosa mai venduta a Los Angeles. La tenuta Warner era stata progettata per Jack Warner, l'ex presidente della Warner Brothers Studios negli anni 30, ed è un gioiellino unico nel suo genere. Steve Jobs. Il defunto CEO di Apple, Steve Jobs, era noto per la sua attenzione al dettaglio e al design nei prodotti che creava. Questo si rifletteva anche nella sua casa di famiglia a Palo Alto, in California. Jobs acquistò la casa nel 1991 e vi abitò con la moglie Lauren Powell Jobs e i loro figli, fino alla sua morte nel 2011. La casa è una struttura in mattoni di 5.768 metri quadrati, situata su un terreno di quasi un ettaro. È stata progettata dall'architetto Clarence Tantau negli anni 20 e presenta un design semplice ed elegante. Nonostante fosse un miliardario, Jobs ha scelto di vivere in modo piuttosto modesto rispetto ad altri miliardari della sua categoria. La sua casa era conosciuta per essere accogliente e confortevole, riflettendo il suo desiderio di equilibrio tra lavoro e vita privata. La casa di Jobs non era l'unico immobile che possedeva. Nel 1984 acquistò la Jackling House, una grande tenuta a Woodside, in California, che apparteneva originariamente al magnate del rame Daniel Jackling. La casa, tuttavia, cadde in rovina e, nonostante gli sforzi per preservarla, Jobs ottenne il permesso di demolirla nel 2011. Prima della sua morte, Jobs aveva pianificato di costruire una nuova casa più modesta e rispettosa dell'ambiente sul terreno,
ma non riuscì a portare a termine il progetto. Bernard Arnault. Bernard Arnault è l'uomo più ricco d'Europa e il CEO di LVMH, il più grande conglomerato di beni di lusso al mondo. La sua fortuna gli ha permesso di acquistare una serie di proprietà lussuose in tutto il mondo. Tra queste spicca il Château Cheval Blanc, un castello vinicolo del XVIII secolo situato nella regione vinicola di Bordeaux, in Francia. Arnault ha acquistato il castello nel 1998 e da allora ha investito ingenti somme di denaro per rinnovare e migliorare la tenuta e i suoi vigneti. Oltre al Château Cheval Blanc, Arnault possiede una serie di altre proprietà lussuose, tra cui un appartamento a Parigi che si affaccia sulla Torre Eiffel, una villa sulla Costa Azzurra e una casa a Saint-Barthélemy, nei Caraibi. Nel 2007 ha acquistato Indigo Island, un'isola privata nelle Bahamas, per oltre 35 milioni di dollari. L'isola dispone di una villa di lusso, una spiaggia privata e numerosi sentieri naturalistici. In conclusione, queste incredibili case dimostrano che i miliardari hanno gusti e stili di vita diversi. Alcuni scelgono di vivere in modo modesto e frugale, mentre altri preferiscono esprimere la loro ricchezza attraverso l'acquisto di proprietà lussuose e sontuose. In ogni caso, queste case offrono un'idea affascinante del modo in cui queste persone influenti vivono e godono dei frutti del loro successo. Amancio Ortega. Amancio Ortega, fondatore di Inditex, il gruppo di moda dietro marchi come Zara, è uno degli uomini più ricchi del mondo. Anche se è noto per la sua natura riservata e la sua preferenza per la privacy, possiede diverse proprietà spettacolari in tutto il mondo. La sua casa principale si trova nella città di La Coruña, in Spagna, dove si è stabilita la sede di Inditex. La proprietà è un complesso residenziale privato, che comprende una lussuosa villa e ampi giardini. Anche se la casa è protetta dalla vista del pubblico da alte mura e vegetazione, si sa che è progettata con gusto e comfort in mente. Oltre alla sua casa in Spagna, Ortega possiede una serie di altre proprietà, tra cui un palazzo del XVIII secolo a Madrid e un appartamento di lusso a Miami. È anche proprietario di una tenuta di caccia in Spagna e di un'imponente collezione di immobili commerciali in tutto il mondo, tra cui edifici di prestigio a New York, Londra e Parigi. Larry Page. Larry Page, cofondatore di Google, è un altro miliardario la cui casa riflette il suo stile di vita e i suoi valori. La sua casa principale si trova a Palo Alto, in California, vicino alla sede di Google, a Mountain View. La casa di Page è stata costruita con sostenibilità ed efficienza energetica in mente, utilizzando materiali ecocompatibili e tecnologie d'avanguardia. La proprietà, che copre 6.000 metri quadrati, comprende una casa principale, una piscina, un campo da tennis e un ampio spazio verde. Page ha anche installato pannelli solari sul tetto e un sistema di raccolta delle acque piovane per ridurre l'impatto ambientale della sua casa. Oltre alla sua casa a Palo Alto, Page possiede una tenuta sul lago in Montana e una proprietà a bordo lago in Canada. È anche proprietario di una serie di aerei e yacht che riflettono la sua passione per la tecnologia e l'innovazione. In definitiva, le case dei miliardari offrono una panoramica affascinante delle loro vite, dei loro gusti e delle loro priorità. Sia che scelgano di vivere in modo semplice o che optino per uno stile di vita più lussuoso, queste persone di successo hanno creato degli spazi unici e personali che riflettono chi sono e cosa apprezzano. Anche per questo video è tutto. Se non l'hai già fatto e ti è piaciuto il contenuto di questo video, ricordati di mettere like e iscriverti al canale per essere sempre aggiornato su nuovi video come questo.